pronti in partenza per andare al concerto di Max Pezzali a San Siro. Qui con me, la mia dolce metà. Eccola. E raccontiamo anche un po' di esperienza del viaggio in elettrico, perché andiamo con una Volkswagen ID3. Abbiamo la batteria al 76%, non l'abbiamo caricata piena, così proveremo l'ebbrezza di vedere se riusciamo a tornare indietro o se ci fermeremo a caricare. Noi abbiamo previsto una sosta al rientro, però vedremo un po' come va con clima, autostrada e quant'altro. Tappa a ritirare il buon Luca Donina e poi proseguiamo per il viaggio fino a San Siro. A dopo! Abbiamo caricato l'altro ospite del video, eccolo, del vlog di oggi. Andate sui social, cliccate Duca Lonina, lo trovate. E Luca, siamo per un concerto unico stasera, giusto? Quasi unico, diciamo è l'unico di stasera. L'unico di stasera, sì, perché l'altro l'hanno fatto ieri sera, quindi è andato. E bene, l'auto ci segna ancora 319 km, ma questo si chiama indovinometro, quindi non ci si può proprio basare, perché se schiaccio un po' più forte scende, se mollo un po' sale, tipo adesso ne segna 320. Quindi vedremo se riusciremo a andare e tornare senza troppe peripezie. Oggi perché c'è uno in Vespa, non vogliamo schiacciare. Eccolo, e via che si va. E abbiamo la nostra cameraman. Allora, siamo già... Ah, quanto di viaggio? Quanto abbiamo fatto di viaggio? Non lo so, siamo al 72%, ancora 302 km segna l'indovinometro. E il nostro Luca si sta dando da fare con il cubo di Rubik. Vediamo quanto tempo ci impiegherà per risolverlo. Che punto sei? Concentrato. Concentrato, ok, un punto concentrato, eccolo. Non c'è neanche tanto traffico, quindi stimiamo di arrivare a Milano tra un'oretta e mezza. Togli il tappo e lo metti nella calza. Togli il tappo e lo metti nella calza per portare dentro l'acqua. Esatto. Ok. Quando sei dentro, togli. Però non puoi farlo davanti allo steward. Guarda, tolga il tappo. Ah, scusi, va bene. Lo mettiamo in tasca, fantastico. Quando sei seduto? Beh, abbiamo una media di consumi ottima, 9,2. Few moments later. Prosegue il nostro viaggio. Siamo più o meno ad un'ora rimanente per arrivare a San Siro. Stiamo per prendere l'autostrada da Bergamo. Il nostro indovinometro segna 272 km residui. Alle simulazioni con l'app di ABPR diceva che saremmo arrivati con quanto? 41% di batteria residua là. E quindi saremmo stati troppo al limite per il rientro, però vediamo un po' come va. 600 metri, prosegui dritto. Proseguiamo dritto. Siamo a quanto di batteria adesso? Al 61%, quindi per fino adesso buono. Com'è la media? È 10,5 kWh in 100 km, direi molto molto bene. Bisognerà vedere tra poco, quando prendiamo l'autostrada, da poi come continua su come va. 670. A dopo. More moments later. Eccoci, siamo nel traffico milanese. Vediamo là il Juventus Stadium. No, scherzo. C'è un po' di traffico, eh. Siamo un po' anche non proprio in anticipo, però vabbè. Ce la faremo, come diceva quello là dalla finestra. Ecco Chiara che sistema il navigatore. Perché Luca dice che dobbiamo parcheggiare in via Eugenio Montale, cioè il trucco, per evitare l'ingorgo, giusto? Dai, è tutta. Eccoci, eccoci, eccoci. Niente ragazzi, praticamente abbiamo avuto un'ottima idea di non seguire le indicazioni del navigatore e ci mancavano 7 minuti all'arrivo al parcheggio e questa è la situazione attuale. Traffico, traffico, traffico. Odio il traffico. One eternity later. Allora, siamo arrivati con l'ultimo pezzo che ci è costata fatica. E adesso vado a vedere i valori della batteria della macchina, poi ve li dico. Abbiamo tenuto una buona media, però abbiamo perso un sacco di tempo negli ultimi 20 minuti per il traffico milanese. E adesso con questa Golden Hour ci avviamo verso San Siro Stadium. Abbiamo il 41% di batteria residua. Eccoci. Non siamo stabilizzati perché stiamo correndo, che abbiamo un po' di strada a piedi da fare. Però adesso abbiamo
stiamo convogliando con un'altra strada, vediamo anche altre persone perché ci stavano chiedendo se stavamo andando o meno nel verso giusto. Io mi stavo chiedendo, sì. Ce la faremo? Sì, dai, piano piano, è che non siamo proprio pratici di girare in città, né? Possiamo dire che Luca è stato qui una settimana fa per il concerto dei Guns, però era già tutto un po' occupato il posto tattico, quindi abbiamo dovuto improvvisare. Dai, stiamo per arrivare. Ci siamo, ragazzi. Intravedo il tetto di San Siro. Per iniziare l'Inter. Chi gioca stasera? Abbiamo fatto un blitz velocissimo per maglietta. Dopo ve la faccio vedere. E adesso dobbiamo volare all'ingresso giusto. Perché noi entriamo al gate 14 e siamo invece solo al 6. Quindi abbiamo ancora un po' di strada da fare. C'è un sacco di gente, ma un sacco davvero. Cioè, ragazzi, guardate, non si vede benissimo. Siamo entrati, bottiglietta croccata senza tappo. Ci siamo quasi, ragazzi. È mezz'ora che dico che ci siamo quasi, ma stavolta manca poco. Finalmente. Grazie. Ciao ragazzi, fermiamo un attimo il video prima di partire con tutto il racconto del concerto per ricapitolare un attimo tutte le emozioni che ci hanno portato fin qui, tutti i momenti che abbiamo trascorso e anche per farvi vedere qualche cosa. Innanzitutto ero rimasto con il merchandising da farvi vedere, questa è la magliettina che ho preso fuori dallo stadio di San Siro, mentre all'interno ho acquistato questi due cappellini, questo col logo nuovo Max e questo qui con la firma. Se non lo sapete, io sono il frontman della Jolly Blue Band, facciamo il tributo Max Pezzali 883, quindi li metterò sicuramente nelle prossime serate. Abbiamo tutto il tour estivo ancora in corso, quindi verranno sicuramente utili. Cappellino pagato 25 euro l'uno, mentre questa maglietta mi sembra 30 o 35. Per quanto riguarda il nostro viaggio fin qui, è stato faticoso ma emozionante. Il viaggio in elettrico è andato benissimo tramite l'applicazione di ABPR, che è un'app che ti fa un attimino un conteggio in base alla tua autovettura di quanto sarà il tuo consumo. Aveva stimato che arrivavamo col 41% e nonostante gli sbagli nell'ultimo pezzo che ci sono costati un sacco di tempo, siamo arrivati col 41%. E siamo arrivati a San Siro dopo 30-35 minuti di camminata veloce dal punto dove avevamo lasciato l'auto, ai lati strada, parcheggio gratuito e anche molto comodo poi per defluire perché non c'erano grandi ingorghi. E
siamo arrivati però stremati, c'era un sacco di caldo quel giorno, c'era un'afa asfissiante, io stesso ero steso sul seggiolino del secondo anello perché non ce la facevo stare in piedi. E poi piano piano un po' di acqua fresca, un po' di Pepsi, pagata un rene direttamente lì allo stadio, abbiamo ripreso vigore. Non appena è cominciato l'intro che avete appena visto, è partita la festa, è stata davvero un'emozione indescrivibile, un evento storico. Per non far diventare il video troppo gigante, per oggi ci fermiamo qui. Se vi è piaciuto vi invito a mettere un like e a condividere il video, mettere l'iscrizione al canale. Prestissimo uscirà la seconda parte e io vi invito a scrivere qui sotto nei commenti qual è stata la canzone che vi ha stupito di più di tutti nella scaletta di questo concerto, e vedremo se sarà anche la mia o un po' nel prossimo video che cosa riusciremo ad ascoltare e a vedere. Io vi ringrazio e alla prossima, ciao!